Serie B-Win, tutti i colori della passione. 25esima giornata del campionato di Serie B-Win all'Olimpico di Torino, si affrontano Torino e Sassuolo, Granata che in casa hanno sempre battuto, gli emiliani vogliono proseguire la marcia di avvicinamento ai playoff, il Sassuolo invece chiede punti per allontanarsi dalle zone basse della classifica, ritorna all'Olimpico dopo 100 giorni di assenza del presidente Urbano Cairo, tutto il tifo della curva Granata per il vecchio cuore toro emiliano Mondonico Grigucci, cerca punti per rendere più salda la propria panchina, arbitra Calvarese, parte subito forte la formazione ospite, senza timori reverenziali il Sassuolo prova ad andare via sulla destra Valeri, è buono il suo cross, la palla per Martinetti la cui girata sfiora il palo alla destra di Bassi, Torino che si affida alla classe e alla verve delle sue punte, ci prova qui Antenucci, la sua girata è velenosa, grande balzo da parte di Bressan che con la sua mano sinistra riesce a deviare il pallone che tocca anche il palo e finisce in calcio d'angolo, il Torino passa in vantaggio al termine di questa splendida azione, grande apertura di Bianchi per Antenucci che se ne porta a spasso un paio, poi c'è il cross sul secondo palo per Devezze, palla per Bianchi, gran parata di Bressan ma l'azione non termina, cross di Sgrigna toccato con un braccio, secondo Calvarese da Rossini, calcio di rigore per il Torino, il nostro replay non riesce a chiarire la volontarietà del tocco di Rossini all'interno dell'area piccola, se di fatto che va sul dischetto, comunque Ronaldo Bianchi il suo destro, palla in rete, notate neanche il tuffo Bressan, è l'11esimo centro stagionale per il capitano Granata, perfetta l'esecuzione di Rolando Bianchi. Il Torino prova a stringere i tempi per il raddoppio, qui c'è un gol che viene annullato a Cirelli, ma l'arbitro aveva già fermato il gioco per l'ostruzione sul portiere. Qui grande opportunità per Ogbonna che si ritrova il pallone buono per il raddoppio, arriva però in maniera scoordinata il centrale del Torino, si becca anche uno schiaffetto da parte di Rolando Bianchi. Nel secondo tempo errore di Budel, la conclusione è di Catellani sotto porta, la sua girata è altissima, qui l'opportunità per il raddoppio ancora del Torino, ci prova Antenucci, Donazan sulla linea, poi l'azione senza esito, avvio scoppiettante di ripresa, qui siamo al nono minuto, il pallone per Catellani dal limite, gran balzo di Bassi, ottimo il suo intervento, palla che termina in calcio d'angolo, nono minuto, calcio di punizione a favore del Sassuolo, si presenta sulla battuta De Falco, il suo tiro è un destro perfetto, imparabile per Bassi, termina in rete e il secondo gol stagionale per il 25enne centrocampista del Sassuolo, parità dunque all'Olimpico 1-1 tra Torino e Sassuolo, qui si fa male il portiere Granata Bassi, viene sostituito da Rubigno che torna in campo dopo 3 mesi ed è un ritorno sfortunato per il portiere brasiliano perché al 25esimo minuto il direttore di gara assegna un calcio di rigore per una spinta abbastanza dubbia di Cesare su Catellani che forse accentua l'intervento, sul dischetto ancora Andrea De Falco, perfetto il suo tiro, palla in rete, Torino 1 Sassuolo 2, restano 20 minuti al Torino per cercare una reazione ma la formazione Granata è assolutamente sulla ginocchia, rischia anche di subire il terzo gol, questo calcio di punizione di Martinetti sfiora il palo alla sinistra di Rubigno, ci prova soltanto su calcio piazzato il Torino, parte Gasbarroni, la deviazione di Ogbonna, poi all'interno dell'area piccola Piccioni anticipa rivalta, finisce così dunque all'Olimpico tra i fischi del pubblico di casa, 2-1 per il Sassuolo sul Torino, per il Torino la terza sconfitta casalinga, si allontana alla zona playoff, il Sassuolo invece non vinceva fuori casa dal 27 novembre, sono punti che vogliono dire ossigeno.